conduttore televisivo su Rock TV, creatore, direttore, progetto musicale, eccetera, eccetera. E l'acqua? L'acqua, intanto buonasera a tutti. Risofoniche, che cos'è? Io lo definisco la nazionale del rock italiano, perché noi amiamo la musica e utilizziamo la musica per offrire acqua pulita da bere a chi ha veramente sete. Questo è quello che facciamo da 6 anni a questa parte. Ho conosciuto il mondo di Amref grazie alla Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, che è la squadra nella quale gioco e con la quale faccio partite benefiche ormai da tantissimi anni, e ho incontrato Ice De Romedis, e a quel punto ho deciso, dopo aver imparato e scoperto soprattutto che cos'è la sete, ho capito che noi musicisti, noi tutti che abbiamo avuto la fortuna di nascere nella nostra famiglia, dovevamo trovare il modo di restituire in qualche modo la fortuna che abbiamo avuto. Ci abbiamo provato e ci stiamo provando grazie appunto ai dischi, ai concerti, alle manifestazioni che facciamo, e da 6 anni a questa parte abbiamo costruito 128 pozzi d'acqua, 13 cisterne per la raccolta d'acqua piovana e addirittura 3 scuole. Io dico una sola battuta: sono stato recentemente a vedere le cascate Iguazú. Sono rimasto impressionato, ho detto questa è la vera ricchezza, non i pozzi del Sahara o dell'Arabia Saudita. Fra 30 anni l'acqua sarà il problema del mondo, e quindi se non facciamo qualcosa per l'acqua, credo che la Lega Dilettanti nella piccola parte ha concorso. Grazie. Grazie davvero per tutto il supporto che ci date. Mario Riso, grazie. Tiziana Grosso, grazie Mario Riso. Buon lavoro. Grazie Tiziana. Premiamo.